siamo un'associazione culturale, quindi tendiamo a privilegiare tutto quello che è la parte delle conferenze. Chi viene alla Hobbiton, alle nostre manifestazioni, è un appassionato, è un conoscitore, ci segue da 20 anni e quindi ha sempre desiderio di avere novità. Non si tratta semplicemente di una festa dove ci sono dei gazebo, degli standisti, dei concerti, ma cerchiamo sempre di riportare in auge quelli che sono i pensieri e i lavori di Tolkien, il professore. Bisogna sempre essere a conoscenza di nuovi libri che sono usciti sull'argomento, di coinvolgere nuove associazioni che portano avanti casomai altri aspetti, perché Tolkien va letto a 360 gradi: il Tolkien religioso, il Tolkien filologo, il Tolkien amante della letteratura nordica, il Tolkien anche creatore di mondi, disegnatore di mappe, inventore di linguaggi. Quindi bisogna sempre essere al corrente di quello che avviene nel mondo, come per esempio adesso, la settimana fa, è stato inaugurato in Svizzera un museo tolkieniano, quindi bisogna anche riuscire ad andare a visitare tutto questo mondo. Per il resto, diciamo, sono le fatiche di organizzazione di un evento, perché al di fuori dell'argomento l'evento da organizzare è sempre uno stress per il presidente, sicuramente. Cerchiamo sempre delle piccole località, innanzitutto perché riusciamo a ricreare in luoghi come Montefiorino, che c'è una rocca spettacolare con un panorama spettacolare, riusciamo a ricreare un po' quello che è l'ambientazione per il mondo tolkieniano. Cerchiamo anche delle piccole realtà, perché abbiamo necessità, proprio perché siamo un'associazione culturale, nessuno di noi guadagna un euro da questa cosa, quindi dobbiamo cercare anche di fare tutto nel nostro tempo libero. E abbiamo necessità quindi di poter interfacciarci immediatamente con chi sul territorio deve seguire la struttura, perché noi siamo un'associazione a livello nazionale e quindi abbiamo delle difficoltà logistiche e tecniche. Una volta che poi riusciamo tramite qualche amico ad avere dei contatti con l'amministrazione, si comincia a chiacchierare, si spiega quelle che sono la nostra storia, quelle che sono anche le nostre esigenze, e si cercano delle sinergie comuni. Il sindaco, l'assessore, anzi più assessori, hanno sposato subito questa nostra idea. Siamo venuti qui a gennaio per fare una riunione tra amici e da lì è nata. Quindi da noi va bene una realtà più piccola, perché quando si va nelle città ci si sperde, si viene presi come una delle tante manifestazioni che si possono fare. Il piccolo centro invece si identifica con la manifestazione. Ci vediamo allora anche nel 2014? Noi lo speriamo, noi ci siamo trovati bene, parleremo con l'amministrazione comunale, credo che anche loro ci siamo trovati bene in questa cosa, che è diversa, perché molto spesso bisogna far capire anche poi ai cittadini che cosa è stato fatto, e questo lo scopriremo in seguito. Come ho detto quando abbiamo fatto un po' i ringraziamenti prima, abbiamo cominciato a costruire una casa, per renderla accogliente ci dobbiamo cominciare a vivere dentro, quindi speriamo, perché no? Illustrazioni legate al Signore degli Anelli le ho fatte praticamente studiando il testo del libro e prendendo tutti i riferimenti che vengono dati dall'autore e cercando di ricreare l'atmosfera e l'ambientazione adatta. Prima facevo fumetti, diciamo che ho cominciato a 20 anni facendo fumetti fantasy. E ho giocato ai giochi di ruolo e quindi ho fatto tutto un percorso immerso nel fantasy che poi è arrivato fino a Tolkien. Abbiamo qui un'illustrazione di un drago. Come nasce questo quadro? Mi piacciono molto le creature fantastiche, soprattutto i draghi,
E credo che la difficoltà del creare questo tipo di creature sia renderle realistiche, e quindi cerco di farlo, cioè di far credere a chi la guarda che sia possibile vedere un essere del genere. Sia che si tratti di un unicorno, è facile perché nella nostra testa il cavallo è molto presente come immagine, e quindi è facile immaginare per una persona che non ha fantasia o che non ha mai letto nulla di fantasy o visto qualcosa di fantasy, è facile immaginare un unicorno. Un drago è più difficile, o altre creature. Il bello, secondo me, o comunque un illustratore dovrebbe essere capace a rendere realistica una creatura del genere, cercando di studiarla bene, quindi l'anatomia, la costruzione, in questo caso delle scaglie, delle ali, dare una motivazione realistica a tutto quanto. Tu hai anche creato il volantino, il disegno dell'evento. L'hai creato grazie alla tua immaginazione o qualcuno ti ha detto che cosa fare? L'ho creato io e non uso riferimenti particolari, a volte immagini, per qualche immagine uso qualche riferimento fotografico, ma diciamo che uso la fantasia, quindi. Sono Marco dell'Associazione Ludica La Torre d'Avorio di Brescia. Siamo un'associazione di promozione sociale e siamo qui per promuovere il gioco come forma di aggregazione. Molte di quelle persone oggi non si conoscevano, sono piccoli gruppi che si sono uniti per giocare e adesso stanno divertendosi e ridendo assieme. Sì, Oscuro Signore è un gioco di carte collaborativo in cui molti giocatori si radunano attorno a un tavolo. Un giocatore assume il ruolo di Oscuro Signore, ovvero del cattivo della situazione. Questo cattivo ha dato ai suoi servitori, gli altri giocatori, una missione importante che loro purtroppo hanno già fallito. Il gioco comincia con il signore che accusa i suoi servitori di aver fallito, e loro, tramite l'utilizzo di carte, cercano di dare la colpa a qualcun altro dei giocatori. Quindi è un gioco di scaricabarile. Diventa molto divertente poiché non possono inventarsi una qualsiasi scusa, ma devono per forza prendere spunto da delle carte che hanno in mano. Quindi sul momento, in base alla carta che viene pescata, devono inventarsi velocemente una scusa che, mano a mano, la situazione si fa più ingarbugliata perché non si può uscire dal contesto di quello che hanno già detto gli altri giocatori. In questo modo diventa sempre più ingarbugliata e più difficile trovare una scusa. Diventano sempre più fantasiose e quando non ce la si fa, si comincia a ricevere delle occhiatacce, ovvero delle carte punizione. Una volta raggiunta la terza carta, si perde poiché la colpa è stata assegnata. Il chiofilo! Hanno bisogno di più vita e di più vite, perché una non basta. Queste vite nascono e diventano vite virtuali, nelle quali chi ascolta o chi legge molti anni dopo, fino a diventare uno che va al cinema o guarda la televisione o assiste a un'opera lirica o un'opera teatrale, non cambia, è la stessa cosa. A partire da un certo momento della mia vita io ho cominciato a scrivere opere di narrativa, che è una cosa un po' diversa. Insomma, io qui sono a un convegno sul fantastico e ho parlato del fantastico nel mondo antico. Certamente la narrativa ha una parte di fantastico, certamente uno scrittore deve avere
immaginazione, ma non è detto che uno scrittore non abbia anche un contatto molto forte con la realtà. È un altro modo, insomma, di rapportarsi. E chi è Gilgamesh? È il re di Ur, quinto re dopo il diluvio. Siamo in pieno fantasy, vi rendete conto? Uno non è il quinto re della tal dinastia, quinto re dopo il diluvio. Già questo ne fa un gigante. È fantastico, è frutto. Non più Canossa, non più Enrico, non più il Papa, non più Matilde, non sei più tu. Una nuova vita nei boschi, sì, mi sveglierò al salire del sole e non avrò altro pensiero. Niente più guerre, niente più compromessi, congiure, lotte, solo il piacere della natura benigna. Noi nasciamo come compagnia di sbandieratori e musici, poi negli anni questa passione è nata perché ci siamo accorti che nessuno o pochi portano la storia di Matilde vissuta, diciamo, in una maniera un pochettino diversa, vista agli occhi come la vediamo noi, quindi diciamo che ci siamo reinventati per questo. Quindi nasce così la voglia di fare teatro. Non sono certo venuto qui per farmi offendere. Se devi continuare così me ne vado. Au revoir. No, parla, dov'è? Parla, ti spenno se non parli. Ehi, prete, dimentichi che stai per essere nominato alto prelato santissimo. Il Papa alita sulla tua testa. Che fai? Vuoi giocarti la nomina commettendo un assassinio? No, io sono veramente preoccupato per Matilde. Che ne sa di noi se non tornerà? Oddio, tu che hai comandato le piante verdeggianti di crescere e moltiplicarsi, io ti prego abbi pietà delle nostre anime. Abbiamo voluto rappresentare Matilde sotto occhi diversi da quelli soliti che rievocano nei posti dove nasce Matilde. Abbiamo voluto un po' scherzare sulla vita di Matilde, pur mantenendo i cenni storici, i più importanti. Quando possono soddisfare le loro voglie, diventano pazzi!
Quando invece possono congiungersi carnalmente con una donna, si placano, ucciderebbero la loro donna nell'amplesso. La figura di Matilde la sentiamo viva dentro di noi, siamo di Quattro Castella, di conseguenza siamo nati con lei. E diciamo che già nel 1100 era una donna molto presente, molto, diciamo, dei giorni nostri quasi. E noi è una passione che abbiamo per rappresentare la nostra terra. Lei gli aveva giurato fedeltà, ma siete quel papa che l'ha convinta del contrario. Grazie.